tema di questo nostro terzo incontro è, come annunciato l'altra volta, terra. Terra è la parola chiave che ci portiamo oggi al tavolo. Terra che verrà, decostruita, costruita, ricostruita attorno al concetto di suolo, uso e consumo di suolo. La tavola rotonda che presenterà il tema oggi è composta, come vi dicevo anche le volte precedenti, da più voci. Una voce istituzionale, quella del dottor Paolo Giardona di ARPA, della dottoressa Luisa Calimani, che adesso è in arrivo, che ci offre la sua esperienza di professionista, cittadina attiva politicamente sul territorio, attraverso l'espressione appunto dell'Associazione Città Amica e del Forum Sacro del Paesaggio. Abbiamo un insegnante, Giovanna Rizzato, della Scuola dell'Infanzia Miro, qui di Padova, che ci racconterà un'esperienza di uso del suolo a livello scolastico, il tutto coordinato da Matteo Mascia, nome noto alla nostra città, di Fondazione Lanza, che terrà un po' le fila di tutto il ragionamento che faremo oggi. Buongiorno a tutti, sì, iniziamo, anche perché il tempo poi è breve e corre velocemente, e sono molte le cose che il tema di oggi chiede un po' di, chiaro non potremo affrontarlo integralmente, però offrirvi spunti, e sono molti gli spunti che oggi potranno emergere da questo incontro. Intanto ringrazio Fondazione Fontana per avermi coinvolto e per avermi chiesto così di pensare questo momento di formazione su un tema così importante, così centrale. Tra le questioni ambientali, il tema del consumo di suolo, comunque del suolo e della terra, è un tema, possiamo dire che è un'emergenza, usando questo termine, non solo locale ma anche globale. Recenti ricerche sui confini planetari dello Stockholm Institute che ha diviso la Terra in 12 sottosistemi per evidenziare quali sono i sistemi del cambiamento climatico, biodiversità, azoto e tutta una serie, e quali sono quelli che in qualche modo hanno già superato i limiti di sopportabilità. Il suolo, dai dati che abbiamo, dati che sicuramente, come dire, andano migliorati, andano perfezionati, parliamo di suolo a livello globale, il suolo, la terra, è uno di quegli elementi fondamentali che abbiamo e stiamo consumando in modo insostenibile, cioè abbiamo superato la capacità di rigenerazione del suolo stesso. E questo è, come dire, un problema fondamentale, perché, lo vedremo oggi, il suolo non è semplicemente il pavimento in cui noi camminiamo, appoggiamo le nostri edifici, le nostre infrastrutture, ma è qualcosa di molto, molto di più. E il suolo è, in qualche modo, una risorsa non rinnovabile, che ha una forte complessità e una forte dinamicità. E ci tornerà il relatore Paolo Giandon su questo tema, sull'importanza che il suolo ha per quanto riguarda quelli che vengono chiamati oggi i servizi ecosistemici, cioè quei servizi che sono fondamentali per lo sviluppo della vita sul pianeta. E allora, come dire, quello che è la prima cosa che è rilevante segnalare è che manca una, prima ancora che una normativa sull'uso del suolo o sul suolo, manca una cultura, una conoscenza del valore ecologico del suolo. Tra l'altro il suolo è, come dire, quasi un esempio emblematico del fatto che tutto è connesso, tutto in relazione. Questa famosa espressione che accompagna un po' il refrain dell'enciclica di Papa Francesco, Laudato Si, no? Per la cura della casa comune. E il suolo rappresenta questa dimensione della connessione tra la natura e le società umane. E dunque, una prima questione è questa, un'altra questione, come dire, strettamente collegata sulla dimensione culturale, è la mancanza, per esempio, di una normativa, non solo a livello nazionale, ma anche a livello europeo e internazionale. Non abbiamo una normativa che in qualche modo provi a disciplinare questo fenomeno. Poi ci torneremo sicuramente con i relatori di oggi. E anche qui, come dire, mancanza normativa evidenzia un gap culturale a livello degli amministratori, dei politici, ma non solo dei politici, in generale della nostra comunità. Vi faccio questo esempio molto semplice.
Vi ricordate che prima delle elezioni il quotidiano Repubblica ha lanciato una serie di norme da non assolut- che non possiamo sostanzialmente non approvare alla fine della legislatura. Ce n'erano varie, no? Quella sulla tortura e altre, erano 6 o 7, ma non c'era la norma sul consumo di suolo, non c'era la legge sul consumo di suolo, che pure era in discussione in Parlamento, e quella legge non è stata approvata. Come dire che questa questione della centralità del suolo non è assolutamente riconosciuta, come non è riconosciuta la centralità dei temi ambientali, pensate al tema del cambiamento climatico. E allora, ecco, questa questione, no, del suolo come pavimento, come infrastruttura inanimata, come res nullius, se vogliamo riferirci al diritto romano, è un elemento sul quale dobbiamo lavorare e sul quale è attaccato, come dire, un'altra dimensione secondo me estremamente importante e rilevante, che ha a che fare con quello che possiamo dire è il diritto di proprietà. Cioè, noi abbiamo una cultura in cui il tema del diritto di proprietà è un diritto fondamentale, inalienabile, intoccabile. Dentro il diritto di proprietà ci sta una delle questioni fondamentali per cui in qualche modo il suolo non può essere riconosciuto come un diritto di tutti, un bene comune. Vi faccio anche qui un'altra esperienza molto concreta. Quando hanno approvato nel 2015 alla Camera il DDL per il ripensare e bloccare il consumo di suolo, al di là dei limiti di questo tipo di legge, mi chiama un giornalista e mi chiede un commento, dicendo: ma com'è possibile che una legge dello Stato si permetta di impormi di non poter costruire su un mio, su una mia proprietà? Il mio diritto di proprietà viene prima di qualsiasi altra cosa. Ecco, questo tema invece, come dire, è centrale, anche perché se ci pensate, tutto questo tema della proprietà nasce molto tempo fa, siamo fine del 1600, 1700, con Locke, no? Quando c'era tutto un processo di cambiamento, di trasformazione, e nell'ambito del quale la proprietà era legata al lavoro che si faceva del suolo. Nel momento che io lavoro sulla terra, la faccio maturare, la trasformo, questa terra diventa di mia proprietà, perché ci ho dedicato del tempo, dell'impegno, del lavoro, del sudore. Siamo tempi in cui però la terra era, come dire, tanta, e tutti potevano averne, a tutti, insomma. Quelli che avevano la possibilità ne avevano accesso, ma soprattutto vi era un problema di abbondanza. Oggi siamo di fronte, e il lavoro, la trasformazione della terra era un elemento di positività, cioè migliorava, non peggiorava. Oggi siamo di fronte a un elemento completamente opposto, scarsità, e molto spesso l'intervento sul suolo, sulla terra, è un intervento che riduce, danneggia, inquina il suolo stesso. E quindi questo tema della proprietà è un tema che va riflettuto, va analizzato, anche se poi la nostra stessa Costituzione riconosce che c'è, come dire, un diritto soggetto però a un più ampio diritto sociale, l'accesso alla terra. Però prevale ancora questa dimensione. Questi sono alcuni spunti che sono rilevanti, su cui vale la pena riflettere, perché, come dire, qua c'è un forte lavoro che dobbiamo fare di tipo culturale, educativo, proprio per far crescere consapevolezza, conoscenza, responsabilità. E allora questi spunti sono solo un'introduzione a come poi ho pensato anche di impostare questo appuntamento. È chiaro che un primo momento non può che essere dedicato a un approfondimento di questa questione fondamentale dell'importanza, del valore ecologico del suolo, e alcuni dati sull'uso del suolo stesso in Italia. Sono dati, come dire, abbastanza preoccupanti per quanto riguarda il nostro paese e la nostra regione, la nostra città, non so se poi si arriverà nel dettaglio anche di Padova, e per questo abbiamo chiamato Paolo Giandon, che è responsabile dell'osservatorio suolo e bonifiche di ARPA, che ci introduce un po' a queste prime tematiche, mentre poi nel secondo intervento poi la presenterò l'architetto Calimani, quando arriverà la sua riflessione. Intanto darei la parola a Paolo Giandon, lo ringrazio per essere qui, gli do i 30 minuti a disposizione per introdurci a questa importante tematica. Grazie. Grazie. Io ringrazio voi per l'invito, perché per me è sempre importante parlare di questo tema, cioè della necessità di aumentare la consapevolezza di tutti noi sull'importanza che ha il suolo e sui fenomeni che sono in corso, che tendono a portarcelo via, quindi a non averlo più a disposizione per il futuro. Quindi il problema che probabilmente è destinato ad acuirsi in futuro. Quindi le giovani generazioni, diciamo così, sono sicuramente maggiormente interessate di noi
a questa problematica, e questo penso che per chi ha il vostro ruolo è già un ulteriore elemento di riflessione. Ma naturalmente sono tutte le risorse ambientali che sono soggette a questa necessità di considerare, di ragionare in termini di sostenibilità, no? Perché quello che può andare bene oggi può non essere più sostenibile nel futuro. E io così ho dato un titolo, no, a questi 30 minuti di presentazione, ed è, se vogliamo, un po' di stimolo, il suolo, quello sconosciuto che dobbiamo proteggere. Ed è, diciamo, sembra un controsenso, perché come posso proteggere una cosa che non conosco? Ed è proprio là il punto, no? Cioè, solo un aumento della consapevolezza e della conoscenza può anche indurre poi un cambiamento di atteggiamenti, di convinzioni, di abitudini e di comportamenti, che è l'unico modo che ci può in futuro mettere in atto misure che sono più efficaci nel senso della conservazione del suolo. Ma è sconosciuto in effetti, è dovuto a una serie di motivi, alcuni li ha ben già delineati Matteo, ed è così sconosciuto che l'ONU nel 2015 ha deciso di promuovere come tema di riflessione per quell'anno il suolo. Il 2015 è stato l'anno internazionale dei suoli, adesso non so quanti di voi lo sapevano, non è stato nemmeno tanto, no, pubblicizzato, no? Queste iniziative dell'ONU tante volte ci si chiede, no, che significato hanno, che rilevanza, che efficacia poi. Però per me che mi occupo di suolo è stato un punto di riferimento importante, perché è un'organizzazione, un'entità, insomma, che ha una sua rilevanza, no, a livello mondiale e autorevolezza per dire certe cose, al cui tavolo stanno tutti i rappresentanti, o quasi, insomma, degli stati che ci sono al mondo, e quindi l'assunzione di una decisione a quel tavolo, a quel livello, dovrebbe, avere un peso. E il 2015 è stato proclamato l'anno internazionale dei suoli proprio per questi segnali di emergenza che ci sono un po' in tutto il pianeta, per motivi diversi, perché i problemi che ha un continente più sviluppato dal punto di vista industriale come il nostro sono più, ad esempio, dei problemi legati, che sono, alla contaminazione dei suoli legati alle attività industriali. Altri paesi in via di sviluppo invece hanno problematiche più legate all'utilizzo agricolo dei suoli, quindi alla degradazione derivante, ad esempio, che so, dalla deforestazione, dall'agricoltura intensiva, che porta a un impoverimento, una desertificazione, eccetera. Le problematiche sono diverse, i vari contesti hanno aspetti diversi che si manifestano nei vari contesti. In effetti, se noi andiamo poi a vedere il suolo e a valutarlo dal punto di vista scientifico, emerge quello che ho scritto qua, cioè ci sono più organismi viventi sotto la superficie terrestre che sopra, che ci sembra già questo, a me è sempre impressionato, cioè sembra incredibile, come può essere che sotto c'è più vita, no, di quella che vedo sopra, sommando tutte le piante, gli animali, oltre agli uomini, eccetera, eccetera. Eppure è così. Perché se noi andiamo, questo è un discorso naturalmente medio, no, su tutta la superficie della Terra, e anche qua i contesti sono molto diversi. Però è un messaggio importante e significativo, perché questo vuol dire che se io vado a eliminare quel primo strato dove si concentrano questi organismi viventi, elimino anche vita. Elimino vita, e di questo devo tenerne conto, perché più la elimino e meno ce n'è a disposizione. Quindi questo vuol dire che quel volano di vita, che è anche origine della vita che sta sopra, perché il terreno è quel reattore attraverso cui tutti i cicli biogeochimici passano, se tolgo quel reattore e metto a rischio, a repentaglio, la vita tutta anche che sta sopra. Quindi compreso quella umana. Questa è una frase, io l'ho tradotta non so quanto bene, però è una frase di Leonardo da Vinci che dice: conosciamo meglio i movimenti delle stelle di quello che è sotto i nostri piedi. E questo era
qualche centinaio di anni fa ed è ancora, perché in effetti l'uomo probabilmente è sempre più portato a pensare in grande, a guardare in alto, che non a ragionare su quello che ha sotto di sé. Anche questo è un fatto culturale, di percezione, di nostra predisposizione. Quindi, così, prendendo dalla dichiarazione del 2015, della proclamazione come anno del suolo 2015, vi leggo questa frase che è importante. Dice: oggi ci sono oltre 800 milioni di persone che soffrono di fame e malnutrizione. Sono stime logicamente spannometriche, però questa è... E l'obiettivo è quindi di portare a zero, no, questo numero. La crescita della popolazione però richiederà un aumento stimato del 60% della produzione alimentare, se vogliamo garantire adeguata alimentazione a tutte le persone del pianeta. Dato che gran parte del nostro cibo dipende dai suoli, è facile capire quanto sia importante mantenerli sani e produttivi. Quindi non costruirli, non occuparli, sani e produttivi, sicuramente non contaminati. Ecco, questa è una necessità, no, a conferma. Eppure, vuol dire, il fatto che da un punto di vista culturale il suolo sia tra le risorse ambientali fondamentali, qua sono ricorso a qualche filosofo greco che probabilmente qualcuno di voi conosce meglio che il sottoscritto, visto che non ho fatto studi umanistici, però queste erano già secondo i greci le diciamo componenti fondamentali, no, dell'ambiente, che erano alla base della vita. E oltre aria, acqua e fuoco, cioè energia, c'è la terra, perché la terra è, come dicevo prima, un punto, quantomeno un punto di passaggio per tutti i fenomeni, le trasformazioni biologiche, biochimiche, che permettono appunto alla vita di essere quella così come noi la conosciamo. Però il suolo si pesta. Questa è un'immagine presa da un cartone animato, ce n'è di molto interessanti. Se andate sul sito internet, ad esempio, della Soil Global Week, mi pare qualcosa del genere, è un'università tedesca che svolge questa attività, penso per conto, mi pare, dell'Unione Europea, ma in collaborazione con altre istituzioni. E appunto riporta all'inizio questa evidenza, che è un'evidenza anche questa con cui dobbiamo fare i conti, cioè il terreno sta sotto i nostri piedi, quindi quello che pestiamo è di nessuna importanza, no? Quando vogliamo eliminare qualcosa, uccidere un animaletto, lo pestiamo, no? Facciamo questo gesto, un gesto così di rifiuto. È lontano dai nostri sensi, quindi i nostri sensi principali, che stanno nella parte alta del nostro corpo, sono distanti da questo elemento, sono più vicini all'aria, all'acqua ad esempio, quindi anche un fatto di percezione. È comunque in una posizione di inferiorità rispetto al nostro livello, ed è sporco, il terreno è sporco, perché se possibile, non so, nel nostro cortile preferiamo via del ghiaino, l'asfalto, il cemento, perché se no, se c'è la terra ci si sporca, insomma è così. E va bene questo, perché effettivamente anche questo risponde a situazioni oggettive, però è anche importante, no, bilanciare queste sensazioni con sensazioni positive, perché il suolo è anche quella sostanza, quella risorsa da cui prendono vita le piante. Cioè, non ci sono organismi vegetali se non ci sono le piante, se non ci sono le piante non ci sono gli animali, e via dicendo. Quindi questo l'ha già detto, ci ha accennato alcune cose anche Matteo, cioè il suolo però presenta alcune caratteristiche che lo rendono anche difficile poi da percepire e poi anche conseguentemente da essere oggetto di sensibilizzazione su ampia scala, quindi oggetto poi anche di protezione e quindi anche di regolamentazione, perché intanto il suolo, questo però dovrebbe spingerci a essere più attenti a come lo usiamo, è un materiale che non riusciamo a riprodurre. Cioè l'uomo
è in grado di produrre tante cose, ma non è in grado di produrre il terreno. Il terreno è una risorsa non rinnovabile. Quando l'ho distrutto, non ce l'ho più così com'era. Ho qualcosa che assomiglia, cioè magari la consistenza, ma la combinazione di terreno, sostanze organiche disposte in un certo modo, così com'è in un terreno naturale, una volta che io l'ho tolto, l'ho rimaneggiato, eccetera, non ho più, non riesco più a riprodurlo uguale a come era prima. Quindi anche in questo senso ha un valore identitario, no? e quindi culturale, legato anche alla tradizione, alla nostra identità, al nostro territorio, che dobbiamo riscoprire, del quale probabilmente tutti quanti abbiamo poca consapevolezza e conoscenza. Poi il suolo, come accennavo prima, non si respira, non si beve, non si mangia, quindi non si conosce, cioè non rientra tra le nostre attività principali della giornata. L'unica cosa ci andiamo sopra, ci chiamiamo, soprattutto se abitiamo in città di più, naturalmente, no? Però è lontano, ecco, lontano dal nostro quotidiano, e quando una cosa è lontana dal nostro quotidiano il rischio è che ce ne dimentichiamo. Poi c'è questa questione della proprietà privata, quindi mentre la regolamentazione, ad esempio, dell'aria, la qualità dell'aria e dell'acqua è nata ormai 30-40 anni fa, per tutelare beni che sono pubblici, no? Perché tutti abbiamo diritto di avere l'aria pulita, l'acqua pulita. Per il terreno no, questo non si è, almeno nel nostro paese, in altri paesi europei ad esempio ci sono anche norme sulla protezione del suolo, noi queste norme non ce le abbiamo, l'unica norma che si occupa di suolo è quando il suolo è contaminato, c'è, diciamo, la normativa obbliga chi ha provocato l'inquinamento a procedere alla sua bonifica di contaminazione, quindi c'è tutta la regolamentazione di come questo va fatto, però una protezione in generale del suolo come tale non c'è. Quindi non ci sono, quando non c'è una regolamentazione sulle misure di protezione, non ci sono nemmeno reti di monitoraggio. Quindi, mentre per l'aria c'è il monitoraggio, sappiamo ogni giorno quante PM10, se c'è stato un superamento, quanti superamenti inizio anno, c'è tutta, no, una serie di regole da rispettare, giustamente, per tutelare la salute delle persone. Per il terreno e per l'acqua, insomma, una cosa analoga, per il terreno questo non c'è. E questo l'ho detto già, accennato prima, è risorsa non rinnovabile. Perché il terreno? Perché per fare il terreno così com'è, per farle 10 cm ci vogliono circa 2000 anni, anche questa sono dati spannometrici, no? Un conto è che siamo nella nostra situazione, nel nostro contesto, nel nostro clima, diverso è un clima equatoriale o artico, eccetera. Però ecco, questa è la dimensione nella nostra realtà di pianura padana, più o meno questo è il tempo che ci vuole. Perché? Perché concorrono a formare il suolo tutti questi elementi, questi fattori, no, che operano nel lungo tempo, e quindi è nei tempi lunghi che il terreno si forma a origine e, diciamo, costruisce le sue caratteristiche. C'è stato un tentativo a livello europeo col sesto programma d'azione europeo, cioè quello che andava nel decennio, che copriva il decennio 2000-2010 circa, e in quella piano d'azione si era detto: ma all'Europa manca una normativa sulla protezione del suolo, quindi è bene che sia fatta. Allora, ha dato mandato alla Commissione europea di predisporre una strategia tematica per la protezione del suolo, dove fossero messe in evidenza l'importanza del suolo da un lato e dall'altro anche le problematiche relative alle minacce di degradazione, eccetera. La Commissione ha fatto questo lavoro coinvolgendo esperti, tutto, è stato fatto un lavoro secondo me molto positivo in quel momento, perché c'era così una spinta in questo senso positiva. Nel 2006 quindi è stata approvata con una comunicazione della Commissione europea questo documento, importante per i motivi che ho detto. Dentro il documento, insieme la comunicazione 232, quindi è un collegato alla 231, c'era una proposta di direttiva quadro europea per la protezione del suolo. La proposta è stata andata al Parlamento, il Parlamento ha approvato la direttiva, è andata al Consiglio d'Europa, perché sapete l'altro organo che deve approvare, e al Consiglio d'Europa alcuni paesi si sono opposti, per cui la direttiva non è andata in approvazione definitiva.
è stata ritentata l'approvazione altre volte, insomma alla fine nel 2015 si è deciso di abbandonare l'iniziativa, per cui al momento siamo in questa situazione. Nel settimo programma d'azione, cioè il decennio 2012, perché è cominciato un po' in ritardo, 2022, è stata riproposta questa necessità di valutare se abbiamo o meno bisogno, no, di una norma sulla protezione del suolo. E ci sono tutta una serie di motivi pesanti per dire sì, bisogna vedere se poi gli stati membri trovano un accordo per approvare poi una normativa di questo tipo. Diciamo motivi pesanti che derivano ad esempio dalla necessità di rispettare convenzioni internazionali che l'Italia e l'Europa si sono impegnate a rispettare, in primis l'ex protocollo di Kyoto, ora di Parigi, che prevede, no, tutta una serie di misure per i cambiamenti climatici. La conservazione del suolo è legata anche ai cambiamenti climatici, perché dentro il suolo c'è sostanza organica, se la sostanza organica la distruggiamo, la CO2 che si produce va nell'aria, e quindi conservare il suolo è una misura di contrasto ai cambiamenti climatici. Quindi questa è una dei, ma poi c'è la convenzione per la desertificazione, la convenzione internazionale per la biodiversità, eccetera eccetera, tutti impegni a cui alcuni stati membri hanno dato seguito, però che non sono stati mai assunti collegialmente dall'Unione Europea. E ecco qua è un accenno semplicemente, perché c'è sempre confusione terra, suolo, no? Il termine corretto, almeno dal punto di vista scientifico, l'italiano, per definire lo strato superficiale della crosta terrestre che è in grado di ospitare gli organismi viventi, che di solito è il primo metro, metro e mezzo, ecco, il termine corretto è il suolo ed è quell'entità. Quello che sta sotto è sottosuolo, ma è un materiale inerte che non svolge quindi quelle funzioni importanti che invece svolge il suolo. I suoli poi ce ne sono di tantissimi tipi, molto diversi. Io qua vi ho riportato alcune foto, noi siamo abituati a vederli in bidimensionale, ma hanno una loro, come dire, configurazione tridimensionale se li guardiamo nel profilo, che diciamo è, soprattutto il profilo è interessante perché vediamo quella che è la storia che ha portato alla formazione del suolo, no? Questi sono invece suoli di montagna che hanno profondità diverse, caratteristiche diverse, sono anche un po' l'immagine dell'ambiente, no? Perché loro stessi sono risultato dell'ambiente in cui sono, e l'ambiente che sta sopra è condizionato dal tipo di suolo, quindi ecco, su tutti questi elementi positivi. È una risorsa comunque molto variabile. In Europa diciamo che a livello europeo sono individuati 320 tipi principali, ma se noi scendiamo nel dettaglio, nel Veneto, alla scala diciamo di inquadramento regionale, abbiamo noi come ARPA, abbiamo descritto mi pare 250 unità tipologiche di suolo, ma andando a un dettaglio diciamo più invece di scala comunale e provinciale, siamo arrivati ormai quasi ad un migliaio di unità tipologiche diverse. Quindi sono tutti suoli che hanno uno dall'altro caratteristiche, stratigrafie, situazioni molto diverse tra di loro. La risorsa non rinnovabile, abbiamo già detto. Ecco, questa è la norma regionale sul consumo di suolo. Ecco, non abbiamo una legge nazionale, abbiamo una legge regionale piena di difetti, adesso io non è che voglio difendere la legge regionale, ma comunque diciamo che c'è. Vabbè, io quantomeno almeno sono felice del fatto che l'articolo 1 principi dice questo: il suolo, risorsa limitata e non rinnovabile, è bene comune di fondamentale importanza per la qualità della vita delle generazioni future, per la salvaguardia della salute, per l'equilibrio ambientale, per la tutela degli ecosistemi naturali, per la produzione agricola. Qua c'è tutto. Quindi se noi ci stampiamo questa frase, ce la prendiamo nel nostro ufficio, a casa nostra, eccetera, e ce la ricordiamo ogni giorno, probabilmente impareremo anche un po' alla volta ad avere un maggior rispetto e considerazione per il suolo. Soprattutto, devo dire, i decisori, i pianificatori, i professionisti, cioè tutte quelle figure che poi hanno a che fare col governo del territorio, perché è vero che privatamente ciascuno di noi incide, perché avrà a che fare lui con
in qualche modo con del terreno, però chiaramente sono importanti nel senso di tutela come bene pubblico le decisioni che poi vengono prese nei documenti di pianificazione urbanistica e territoriale. E quindi abbiamo già detto, il suolo svolge funzioni importanti, produzione di cibo, è un elemento del patrimonio culturale, è una piattaforma su cui si svolgono tutte le attività, è un habitat importante, naturale e di biodiversità. Nel suolo vengono stoccate, filtrate, trasformate molte sostanze, tra cui l'acqua, i nutrienti, il carbonio. Qua ad esempio con le 1400 gigatonnellate di carbonio è il principale deposito di carbonio del pianeta, quindi per questo ha un peso notevolissimo sui cambiamenti climatici. E quindi svolge questi servizi ecosistemici. Quando si parla di servizi ecosistemici sono, sì, ecosistemici, quindi dell'ecosistema, ma stanno principalmente, tra tutte le risorse ambientali, stanno principalmente nel suolo. Perché è il suolo che determina in un ambiente naturale l'ecosistema. Quindi, la propensione a produrre cibo, magazzinare il carbonio, regolare il microclima, un'altra funzione importante, regolare il deflusso superficiale, perché sono aumentati i fenomeni di alluvione, no, di dissesto, eccetera, perché occupando territorio l'acqua scorre più velocemente, acquisisce anche velocità, forza, impeto e provoca poi anche problemi di natura alle costruzioni, agli edifici, eccetera, alle comunità. Ruolo di ricarica delle falde, di depurazione, capacità di depurativa dell'acqua, molto importante per una regione come la nostra che è ricca di acque, ma che rischia, se non anche queste gestite correttamente, di perdere il livello qualitativo che ha sempre avuto. E poi un catalizzatore dei cicli biogeochimici, questo l'ho detto prima, supporta la vita delle piante, eccetera. Quindi servizi ecosistemici sono importanti, quindi tutte le minacce per il suolo sono minacce alla vita, nel senso che tolgono possibilità al suolo di svolgere questi servizi ecosistemici. E tra le minacce sicuramente la più grave è l'impermeabilizzazione, nel senso che l'impermeabilizzazione elimina definitivamente il suolo svolgente quei servizi che abbiamo visto prima, mantiene solo la funzione di sostegno e tutti gli altri vengono persi. Poi ci sono altre minacce di degradazione che possono ridurre queste funzioni, quindi ridurre anche i servizi, erosione, compattazione, gli alluvionamenti, eccetera, eccetera. Andiamo un po' più nel tecnico, no? Quello che mi premeva dire, stiamo attenti al consumo di suolo, inteso come impermeabilizzazione, perché ci porta via tutti quei servizi che quel suolo che abbiamo impermeabilizzato svolgeva. E qua passiamo a fare una carrellata sulla situazione del consumo di suolo. Il Veneto è una delle regioni consumone, cioè consuma tanto perché, vedete, questo è il grafico che riporta la percentuale del consumo di suolo. Faccio riferimento al rapporto sul consumo di suolo 2017 pubblicato dal Sistema Nazionale per la Protezione Ambientale, lo trovate sul sito di ISPRA, che è l'agenzia nazionale, insieme a tutti i dati comune per comune. Quindi dal sito di ISPA vi potete scaricare un file, una tabella, un file Excel dove ci sono tutti, per tutti i comuni, tutti quegli indicatori che vi farò vedere: consumo in ettari o metri quadri, consumo in percentuale, consumo in aree a rischio idrogeologico, consumo in aree naturali, eccetera eccetera eccetera, che sono tutti interessanti. Ecco, se uno vuole avere un po' il quadro magari anche dei comuni, della situazione in cui, della realtà in cui vive, ci sono tutta una serie di dati. Adesso io, per poca limitatezza di tempo, cerco di darvi alcune indicazioni. Quindi vedete che il Veneto è, col 12,4% circa, la seconda regione, prima è la Lombardia. Fino al 2016 si faceva, parlo della rilevazione, consumato o non consumato. Nella categoria consumato c'era generalmente l'impermeabilizzazione, che poteva essere anche una cava, poteva essere una discarica, poteva essere una strada in ghiaino, poteva essere anche il sentiero, se si riusciva, cioè tutti i luoghi in cui il terreno non aveva più un uso o agricolo, naturale o a verde, eccetera eccetera.
Dal 2017 abbiamo fatto un passo in avanti, perché abbiamo cominciato a distinguere consumo irreversibile, dove c'è cementificazione, consumo reversibile, laddove ci sono serre che possono ritornare, una volta che le togli, tornano a essere terreno, altre situazioni. Abbiamo distinto le strade dalle case, quindi abbiamo cominciato a fare un affinamento, perché la distinzione tra la cartografia dell'uso del suolo e la cartografia del consumo è proprio questa, cioè l'uso, tu vai a indicare quali sono i diversi usi, strade, parcheggi, piazzali, edifici, giardini e agricolo, nelle forestale, acque, eccetera, eccetera. Quindi sono un po' diverse, cioè la cartografia del consumo è diversa da quella dell'uso, però qua per consumo intendo quello che ho detto prima, cioè dove ci sono situazioni di impermeabilizzazione quantomeno. Se andiamo poi a vedere l'incremento tra il 2016 e il 2017, il Veneto è in testa, perché sono stati consumati circa 1100 ettari nel solo 2017. Questo, ho fatto un conto prima, se non ho fatto il conto male, vuol dire circa 20 metri quadrati al minuto, che insomma magari fa un po' più effetto. Quindi nella nostra regione 20 metri quadrati ogni minuto, anche di notte, non solo di giorno, vengono consumati, quindi non svolgono più tutte quelle funzioni e quei servizi che abbiamo visto prima. Come vedete nel panorama italiano, non so se dire stranamente o come ci si doveva aspettare, le tre regioni che hanno il maggior consumo sono quelle del nord-est. Questo probabilmente è un po' legato alla ripresa e quindi a una situazione di maggior benessere rispetto a quello che poteva essere qualche anno fa. Qualcuno dice, ad esempio i miei colleghi di Roma hanno detto sì, appena la regione del Veneto ha fatto la legge, subito c'è stata un'impennata di consumo, perché tutti quelli che dovevano consumare l'hanno fatto prima possibile per evitare poi di incappare in limitazioni successive. Adesso non lo so, le spiegazioni è difficile farle, però questo è il dato oggettivo che vi faccio, come ve l'ho fatto vedere. La riga rossa logicamente è la media nazionale. Questa è per provincia e come vedete insomma le più scure sono consumo più del 30% o tra il 15% e il 30%, e come vedete Treviso e Venezia insomma sono in testa, ma anche Padova, Treviso, Venezia e Padova hanno, perché sono le tre province di pianura dove c'è anche una densità abitativa alta oltre che attività produttive di varia natura, e quindi in questo contesto abbiamo, comunque questa è la mappa che trovate anche sul rapporto nazionale. Queste sono le aree più interessate al consumo di suolo. Le aree più interessate al consumo nel 2017. E vedete la conferma del fatto che il nord-est sicuramente presenta il consumo maggiore nell'ultimo anno. Questo è il consumo di suolo per comune, dove si vedono quali sono i comuni che hanno le percentuali di consumo più alto, e quindi Padova e Venezia sono quelle che hanno più del 40% della superficie comunale consumata, e però ce ne sono varie altre che stanno tra il 30 e il 40, quindi i capoluoghi di provincia, generalmente Treviso, Vicenza, Verona, c'è Verona meno perché c'è anche molta parte di montagna, cioè diciamo di collina, e quindi però vedete che sono una buona fascia della pedemontana e dell'alta pianura e anche un po' bassa pianura. Il triangolo sicuramente Padova, Treviso, Venezia e anche fino a Vicenza costituisce, più Bassano forse che Vicenza, costituisce l'area in cui si è consumato di più. Questo è il tasso di consumo di suolo, cioè che tiene conto della superficie, perché fare solo gli ettari, non so, 100 ettari possono essere tanti se il mio comune è di 1000 ettari, possono essere pochi se il mio, in percentuale, se il mio comune ne ha 10.000 di ettari, no? Quindi questo invece rapporta il consumo alla superficie comunale. E vedete che prendendo questo indicatore c'è una ancora maggior diffusione, cioè anche l'area del Veronese e intorno al lago di Garda, qua parliamo del consumo nel 2017, ha degli indicatori di notevole attività nel senso del consumo di suolo. Adesso ho visto che sono arrivato a 30 minuti, ma non mi manca molto per finire. Comunque, certamente oltre alle aree diciamo più abitate, densamente abitate, dove ci sono le attività produttive, dove ci sono
Sicuramente le zone turistiche sono soggette a loro stesse, quindi tutta la zona del lago, la zona del litorale anche, e anche Cortina stessa, ad esempio, è uno dei comuni dove l'attività edilizia è fra le più attive. E poi qua, se noi andiamo a fare la percentuale non sull'intero territorio comunale, ma solo sul territorio che può essere effettivamente edificato, perché il territorio che ha una pendenza superiore al 10% non si presta all'edificazione, non fosse altro che perché a casa non la vado a fare in salita, no? E generalmente la faccio in un'area di pianura o di leggera salita. Ecco, vedete che i comuni con più del 40% del consumo aumentano, ce n'è qualcuno anche qua nella Piedemontana Vicentina, e anche quelli con il 30-40% tendono ad aumentare, quindi la situazione della Piedemontana soprattutto mette in evidenza il fatto che la Piedemontana è una delle aree dove il fenomeno del consumo del suolo è sensibile, più forte. Questo è il consumo di suolo in aree a rischio idrogeologico. Anche qua, soprattutto le aree di bassa pianura, nelle aree di bassa pianura dove i fenomeni alluvionali possono essere anche abbastanza frequenti, eppure si costruisce, no, anche fino al 10% del territorio che ha queste caratteristiche di rischio idrogeologico interessato da edificazione, no? Cosa che dal punto di vista anche della pianificazione territoriale non bisognerebbe mai fare, perché le aree che sono caratterizzate da rischio idrogeologico dovrebbero essere le ultime, cioè non dovrebbero essere interessate da edificazione proprio per il rischio che portano con sé. Qua sono alcuni esempi, non so se si vedono perché sono un po' scure, questo è l'esempio della Piedemontana, no? Che cosa ha comportato tra il 2015 e il 2016 la costruzione di una strada, vedete tutta questa area consumata, ma la Piedemontana è lunga 98 km e quindi una parte di quei 1100 ettari dell'ultimo anno sono dovuti anche a questa infrastruttura. Queste sono ad esempio un fenomeno di densificazione, qua c'erano tre case nella stessa area, adesso la lottizzazione si è conclusa, ma quante di queste, cioè quante lottizzazioni sono già state assentite e autorizzate, sono state realizzate solo in minima parte, aspettano solo di essere completate. Noi ne abbiamo trovate parecchie in corso. L'attività estrattiva è ancora presente, qua ad esempio questa è l'alta pianura della provincia di Treviso, vedete qua com'è il colabrodo, no, di tutte attività estrattive che negli ultimi 20-30 anni si sono verificate e che sono anche dal punto di vista ambientale poi punti di criticità. E poi c'è tutta la questione, adesso non ho molto altro tempo, però vi invito eventualmente ad andarvi a dare un'occhiata a questo rapporto di Confartigianato, quindi non l'ha fatto la Lega Ambiente o Salviamo il Paesaggio, l'ha fatto Confartigianato, cioè chi costruisce e chi poi realizza i capannoni o li fa. E loro hanno messo in evidenza queste problematiche, cioè troppe attività produttive, troppa consumo di suolo dovute alla costruzione di capannoni e soprattutto troppi capannoni dismessi rispetto a quelli che sono realizzati, quindi lo spreco, no, oltre al consumo di suolo anche lo spreco di risorse in generale, per poi, no, trovarsi di fronte ancora a nuove richieste di nuova edificazione nel disinteresse di queste possibilità che pure esistono, che sono complicate da mettere in atto, cioè il riutilizzo di aree dismesse è difficile da fare per una serie di motivi legali, eccetera, di costi, eccetera, eccetera. Però non si può consumare altro suolo per i motivi che ho detto. E vabbè, adesso qua è inutile che vi faccio vedere tutte le figure, non mi ricordo se alla fine. Ecco, questa è del 2017 quanto ha detto la FAO: in presenza di cambiamenti climatici, di intensi fenomeni di degrado del suolo, di perdita di biodiversità, i suoli sono diventati una delle risorse più vulnerabili e quindi ancora più importanti nel mondo. E noi abbiamo fatto ad esempio delle applicazioni, questa è la capacità di riserva idrica, cioè di trattenere l'acqua persa col consumo di suolo, quindi abbiamo perso
fino anche al 20% in certe province di capacità di invaso, quindi quell'acqua adesso quando piove non va più nel terreno ma se ne va nei fiumi fino al mare, e questa è la mappa che rappresenta questi fenomeni. E poi ci sono anche una serie di costi economici che ISPRA con le ARPA ha tentato di quantificare, legate alla perdita di quei servizi, perché perdere quei servizi ha un costo per la collettività, non paga nessuno materialmente, ma paghiamo tutti, ed è stato quantificato questo costo, vedete, con distribuzione per provincia, però dell'ordine di, se non ricordo male, circa 400 milioni di euro ogni anno, più o meno, insomma, come ordine di grandezza. Sì, io qua ho finito. L'unica cosa che volevo, forse positiva, ecco, che posso dire è che a livello internazionale la consapevolezza e la sensibilità è molto aumentata. Voi, qualcuno di voi conoscerà il panel internazionale sui cambiamenti climatici, che è quell'organismo di esperti tecnici scientifici internazionali che dice: state attenti che se non cambiamo entro il 2100 la temperatura a livello mondiale si alzerà di 2 gradi, di 3 gradi, e su quello si basano tutti gli interventi che dobbiamo fare per limitare. Non esisteva una cosa simile per il suolo, dal 2015 è stata costituita, quindi esiste anche per il suolo un organismo che a livello internazionale dovrebbe dire: fate attenzione, perché se non facciamo queste cose non garantiremo la sostenibilità. Con riferimento ai famosi, quanti sono? 15, 17 su 17 obiettivi, no, dell'ONU della sostenibilità. E quindi ecco, dovremo poi anche a livello locale, a livello quantomeno nazionale, europeo, fare anche a quel livello ulteriori sforzi, perché deve essere necessariamente un obiettivo del futuro conservare il suolo, ma soprattutto utilizzarlo al meglio. Grazie. Paolo Zandò. Nel frattempo che parlava Paolo è arrivato l'architetto Calimani, che invito qui al tavolo per il suo intervento. L'architetto Calimani, mi scuso, ci offre una riflessione, ovviamente abbiamo chiesto un punto di vista diverso. Lei, se posso usare questo termine, ha molte giacche, nel senso che è architetto, ha pianificatrice, ha realizzato molte cose importanti, ha svolto un'attività di amministrazione al Comune di Padova, ha svolto un'attività legislativa in Parlamento, alla Camera, è attiva in molte associazioni, come appunto le associazioni che sono scritte nel programma, Città Amica e anche il forum Salviamo il Paesaggio. Allora a lei abbiamo chiesto, come dire, di aiutarci un po' a riflettere dal punto di vista del tema della responsabilità, dell'impegno. Ora abbiamo capito la situazione, dell'importanza e della centralità che il suolo ha. Abbiamo capito che assolutamente non è conosciuta e riconosciuta, siamo a fronte a un problema di insostenibilità di uso del suolo, e quindi nello stesso tempo però molte cose sono state, come dire, bloccate, fermate, grazie all'impegno civile di persone, associazioni, gruppi, comitati che hanno, come dire, portato questa centralità del suolo nella lotta civile, politica. E questo, come dire, è un elemento fondamentale importante, anche perché nel corso del tempo alla protesta si è sempre più accompagnata anche la proposta. Per dirvi, il forum Salviamo il Paesaggio ha appena ripresentato in Parlamento la propria proposta di legge, che è nata attraverso un percorso partecipativo con esperti, rappresentanti di comitati, vi discorrendo, e adesso questa proposta di legge popolare in Parlamento speriamo che venga presa in considerazione, perché uno dei temi fondamentali è anche quello del tema del diritto di proprietà, che lei prende in esame, insomma. Tra l'altro la Commissione Ambiente della Camera dovrebbe ripartire con l'analisi della legge la prossima settimana. E quindi a lei una riflessione, come dire, rispetto a questa centralità del tema, rispetto all'impegno e al ruolo delle organizzazioni, delle associazioni, ma anche dei professionisti per la salvaguardia del suolo. Grazie. Io innanzitutto ringrazio Matteo Mascia e questa associazione, fondazione, mi pare sia, per questo invito, perché
Io nelle tante riunioni che ho, assemblee e convegni, vi dico la verità che trovo un momento estremamente stimolante quello del dibattito e delle domande che vengono poste, o anche non solo domande, osservazioni di persone che poi nel territorio vivono e quindi hanno tutte le loro esperienze. Quindi mi è piaciuto moltissimo il tema che mi è stato affidato, anche perché io che tutta la vita che faccio svolgo un'attività politica e istituzionale, adesso finalmente basta, ma il momento più significativo politicamente della mia storia politica è stato l'inizio. L'ho anche detto a un giornalista che ieri del Gazzettino mi ha fatto un'intervista, non so se lo scriverà giovedì, dovrebbe uscire, a me piacerebbe tanto che dicesse questo. Sono una sessantottina, l'Università di Venezia a quel periodo era molto attiva, molto politicizzata, e ho cominciato subito, appena laureata, a lavorare insieme alla gente per il diritto alla casa, perché c'era il diritto di vicinato da illustrare, perché la lotta e la partecipazione senza la conoscenza diventano cose incomprensibili e fatte anche abbastanza male. Ma dalla mia lunga esperienza ho osservato che i comitati, quando si formano su determinati temi, partono così rostanti, ma poi diventano talmente preparati che superano spesso la stessa preparazione e le conoscenze degli esperti, e anche forse dicono le cose più giuste e più vere. Penso alla Pedemontana, che io ho visto nascere quando ero in Parlamento, che doveva essere a totale carico dello Stato. La prima proposta di legge conteneva questa affermazione, dopodiché non vi dico con quale ministro è stata modificata, dicendo parzialmente, eccetera. Che cosa dicevano i comitati su queste grandi infrastrutture? Dicevano: guarda che qui passerà X numero di autovetture al giorno. Gli esperti, fra virgolette, dicevano: ma neanche per idea, qui ne passeranno il triplo. E quindi si facevano tutti i loro conteggi per quanto riguarda il rapporto project financing, il rapporto della concessione pubblico-privato, sulla base di un numero di autovetture di gran lunga superiore, dicendo poi che se non si fosse raggiunto quel numero era lo Stato che doveva pagare le tariffe che loro non riuscivano a incamerare, perché questa clausola c'era. I comitati agivano in tutta Italia contro questi presupposti sbagliati, intenzionalmente sbagliati, che poi si rivelavano sempre giuste le ricerche serie, perché poi erano fatte anche con personaggi eccellenti, con persone del UAV, penso alla Vittadini, che era un esperto in trasporti, che lei forse conoscerà, o no, troppo giovane? No, troppo giovane. Fa parte della mia generazione. Quindi andavano anche ad assumere questi comitati con intelligenza degli esperti nelle varie materie che loro servivano. E io, in tutti questi anni di attività politica, vi dico la verità, a parte il più bel periodo, quello dei comitati spontanei, ma credo che siano queste le forme che possono migliorare la nostra qualità di vita, anche del suolo. Perché il politico, l'amministratore, quando è sollecitato dai cittadini, indirizzato nel modo migliore, è più facile che prenda la strada giusta. Quindi io ho una grande fiducia, ecco perché mi piace questo tema. E su questo specifico poi, diciamo, sono anni e decenni che lavoro su questo tema, ho fatto anche delle proposte di legge, non sorridente, ma per partiti diversi. E perché? Perché il mio obiettivo, cioè sono berlingueriana, i partiti sono un mezzo, non sono un fine, sono uno strumento per migliorare questa società. Quindi sono andata
chiamata dai 5 Stelle in 5 città dell'area metropolitana di Torino perché avevano bisogno di consulenza. Ho fatto la proposta di legge per la sinistra sul consumo di suolo, ho fatto la proposta per il Partito Democratico, del quale non sono assolutamente iscritta, però la prima firma è Pupato, la seconda niente meno che Finocchiaro, la terza un altro ministro, poi altri 20 senatori, lui ce la sei iscritta tu, la firmiamo. Io ho detto per piacere prima leggetela. Perché? Anche per istruirvi un po', insomma, perché l'urbanistica, e anche questa, è una materia abbastanza complicata, vogliamo dire, e la si rende tale anche nell'illustrazione dei piani. Ho assistito, mi ricordo, all'illustrazione di un mio collega di un piano regolatore in un comune, non c'era ancora il fatto, in un comune dell'Alto Vicentino. Alla fine di questa illustrazione, questo professionista e il sindaco hanno chiesto la platea piena, la sala, più di questa, anche se il comune era piccolo, qualcuno vuole fare una domanda, un silenzio. Perché tutti terrorizzati dal non aver capito, dal non capire che cosa potevano chiedere, curiosissimi del sapere, ma non erano in grado. Sono intervenuta, io quando facevo piano regolatore cercavo di spiegarlo in termini molto semplici, si può far capire le cose, naturalmente se uno vuole farle capire, perché a volte non si vuole farle capire le cose, si preferisce renderle il più occulte possibile per rendere meno attrezzate le persone che poi, capendo, vorrebbero anche opporsi a questo. Abbiamo avuto dei grandi successi, Due Carrare che non è finita e l'avrete seguita tutti, la grande battaglia che hanno fatto. Io comunque ho dato la mia consulenza anche a Salviamo il Paesaggio, quindi non ho fatto le leggi solo per i partiti, ma anche per questa bellissima associazione che ha steso questa proposta, e oggi, non domani, oggi sono già le due commissioni riunite, purtroppo hanno fatto questo pasticcio già della scorsa legislatura, ambiente e agricoltura, che ciancheca direbbe Di Pietro, l'agricoltura veramente su questa cosa qui, in questo senso, cioè sempre questa cosa della pianificazione comprende il mondo intero, la filosofia, la sociologia, la geologia, chi più ne ha più ne metta, però questa qui era una cosa che sarebbe transitata molto più rapidamente. Io ho cercato anche di convincere il ministro, che era abbastanza convinto, ha detto ma guarda, non si potrà fare, perché se era incardinata da due commissioni nella scorsa legislatura non si potrà farla in questa. Qual è il punto di rimente di queste leggi, che anche la Regione Veneto c'è cascata in pieno, volente o volente, io non lo so se per disattenzione, io sono stata audita dalla Commissione più di una volta, ho fatto i miei emendamenti, ma c'era una certa sordità sia a livello nazionale che a livello regionale, perché le cose che ci ha mostrato il dottor Giandon, quelle frasi del primo articolo, ma tutte le leggi che voi prendete hanno delle frasi stupende, roboanti, da fare quello che ha detto lui, di appiccicarsele dappertutto, anche nelle scuole, perché sono stupende. E ci fa piacere che ci sia questa consapevolezza. Quando poi andiamo a leggere l'articolato, mio Dio, non ci sentiamo più tanto bene. E vi dico perché. È un fatto anche culturale, quindi per questo il discorso della conoscenza, oltre che ti permette di combattere quelle cose. Se non ce l'hai, non riesci neanche ad avere le argomentazioni sufficienti. Allora, cominciamo da una cosa che nel Veneto è abbastanza famosa, lo sprawl, che è la diffusione nel territorio dell'edilizia disseminata, che provoca un enorme consumo di suolo e anche una serie di infrastrutture, perché naturalmente se la casa non è solo i 200 metri quadrati di sedime del fabbricato, ma è tutta la rete infrastrutturale che ci porta, quindi è una devastazione. Allora, ambientalisti, urbanisti, costruttori,
speculatori, tutti d'accordo su una parola: densificazione. Dobbiamo densificare, quindi non ridurre il consumo, quanto densificare, concentrarlo. Dove? Perché gli ambientalisti, sicuramente con le ragioni più avvedute del mondo, ma perché, io mi sono chiesta, gli speculatori, gli immobiliaristi, i costruttori sono così contenti di questa operazione che deve essere messa nella legge, perché essendo messa nella legge mi dà più garanzie di poterla applicare. Ma perché è tanto semplice? Voi guardate un po' le periferie urbane, le aree marginali, dove ci sono capannoni vuoti, intere lottizzazioni non finite, case invendute, quante sono nel Veneto, dottor Giacon? Lei lo saprà sicuramente. Quante? Veneto. Ecco. Sono tantissime. Va bene, diciamo che sono tante. Sono il 10% del genere. Sono tante. Dicono una, in certe aree sono una su quattro. Sono gli alloggi. 20%. Allora, perché? Ma perché? Perché l'investitore non ha più voglia, se qualcuno si è dimenticato, ma qualcosa ce lo dice la crisi, la bolla immobiliare che è scoppiata negli Stati Uniti, che poi è arrivata da noi, l'hanno sotterrata questa, nessuno ne parla più, eppure questa è stata quella che ha creato questo malessere mondiale nell'economia, è cominciata da lì, dallo scoppio della bolla immobiliare. Allora, l'edilizia è stata quella che ha subito il crollo maggiore di tutte le altre attività produttive. Quindi, chi vuole investire? Vuole investire su un prodotto che gli dà una maggiore redditività, no? Non va a investire dove sa che l'appartamento resterà vuoto, la villetta resterà vuota. Nei centri urbani, già urbanizzati, dove le leggi dicono: va bene, dai, ti faccio anche gli sconti, non paghi gli oneri o te li riduci. Padova ha fatto in commissione passata l'altro giorno dal 10 al 3% una riduzione del contributo che dovevano dare per far fronte alla rendita, e questo era. Quindi c'è un effetto maggiore della rendita, che non a caso si chiama rendita parassitaria, no? Un nome che si addice perfettamente. Quindi tu cambi il piano regolatore, da area agricola ti diventa area edificabile, dove puoi fare un centro commerciale, il valore ti sale enormemente. Prima non valeva come valore di mercato quasi niente, dopo sale naturalmente a seconda anche della funzione, della destinazione, di quanti metri cubi sono la quadrometri, l'indice, eccetera. Era scritto che il 50% di questo incremento di valore plus valore del terreno, così come è cambiato da un consiglio comunale, quindi da un organo pubblico istituzionalmente eletto dai cittadini, questi soldi andavano tutti al privato. No, diceva il 50%. Vabbè, insomma, è un contributo, la rendita, visto che tu quando costruisci qualcosa vuol dire che la regione, anche lei non se lo ricorderà, Pluti, sa, essere vecchi serve, sa, perché si sono trascorsi molti anni con molte esperienze, con molte persone che ti hanno fatto conoscere le cose. Diceva che appena il 40%, aveva fatto uno studio nella regione Veneto, veniva pagato con gli oneri, perché il 60% del carico sulla viabilità, sull'inquinamento, su tutte le opere che dovevano essere costruite poi dal pubblico, quello restava in evaso. Quindi è un carico che subiamo anche economicamente. La domanda, quindi, che e le leggi, tutte le leggi hanno questo difettuccio, tutte, meno quella che ho contribuito a fare, perché come una fo ce la siamo messa proprio. Di puzzo buono abbiamo detto, sta roba proprio non ci deve essere, perché pensate che ce n'era una, e non vi dico il partito che l'ha presentata, che diceva che prima di costruire in un metro quadro di territorio agricolo, che io rispetto e amo,
dovevano essere occupati tutti gli spazi dentro il tessuto edificato, anche interstiziali. Ma sapete che cosa vuol dire? Che gli allagamenti, quando piove, avvengono nelle città, occupano i piani terra di molti edifici con dei disagi enormi. Non puoi più correre con l'automobile perché ti arrivi. Avete visto che cosa è successo adesso con l'esondazione di fiume? Sono morte la mamma e due bambini. Io che sono nonno, l'idea di un bambino di 2 anni, che quello che deve aver passato negli ultimi istanti della sua vita non si è ancora trovato. Ma insomma, queste cose non possono farci tremare soltanto quando avvengono i disastri, che in Liguria sono continui, terrificanti, e la Liguria continua a costruire dappertutto. È una regione malsana perché hanno costruito ovunque. Poi, vabbè, si lamentano, no? Quelli che vedi che costruiscono sul greto del torrente, viene spazzata via la casa e uno dice, ah, no, dopo. Ecco, invece qui siamo per discutere che bisogna fare queste cose prima. Quindi, la rendita sono soldi che in Italia, più che in ogni altro paese del mondo, anche questa è una parola, speculazione edilizia, rendita, non si sentono più, anche la sinistra l'ha dimenticata. È la nostra condanna, perché tutto questo denaro, anziché essere utilizzato per l'innovazione, per la ricerca, per migliorare i nostri prodotti, per essere più efficienti, per essere più competitivi nei mercati, è stata in questi anni dirottata per lo più nell'acquisizione di terreni, nella compravendita di case, di immobili. In Italia questo fenomeno è stato molto, molto significativo, più che in molti altri paesi del mondo. Allora, a questa domanda, perché? Perché? Chiedevano ogni volta che andavano. Ma si sa che il mercato è saturo, si sa che costruire fa male alla salute, fa male al paesaggio, allora perché si continua a costruire? Allora, io ho pensato, perché? Perché c'è un interesse che non è quello di soddisfare un fabbisogno. Pensate che in Italia, con un... abbiamo costruito, sempre facendo riferimento al rapporto ISPRA, queste cose le ho dette anche nella relazione che mi hanno chiesto di fare a Montecitorio, quando c'è stata la presentazione del rapporto, 52 chilometri a livello nazionale di suolo consumato in un anno, dal 16 al 17, con una diminuzione della popolazione di 68.301 abitanti. Quindi, una volta cresceva la popolazione, cresceva il consumo, diceva, vabbè, c'è un rapporto più o meno sbagliato, ma c'era. Adesso la popolazione si riduce e si continua a consumare suolo, ma c'è qualcosa che non funziona. Allora, dico, vado a vedere il rapporto della Banca d'Italia. Ebbene, scopro una cosa che sapevo, ma che non conoscevo. Ti ho mandato, vero, la mia relazione, se vuoi poi distribuirla chi la vuole. E mi sono letta una cosa abbastanza consistente perché cercavo questa frase e l'ho trovata. Il 50% dei crediti inesigibili delle banche, sapete quando sentite parlare della sofferenza delle banche, sono dovute alle operazioni immobiliari. Le banche prestano il denaro, vedi il PP1, vedi le aree dell'ospedale, no? Ricordate che non si riusciva. Le banche prestano e nel PP1 7 imprese che hanno ricevuto 28 milioni dalle banche sono fallite tutte e le banche non riescono più a rientrare nei loro capitali, quindi parlano della sofferenza delle banche. Ma le banche hanno fatto in questi anni delle speculazioni immobiliari, favorendo le speculazioni immobiliari in una maniera strategica. Molte delle persone, la prima volta che me l'ha detto è stato l'assessore di Roma all'urbanistica, che mi ha detto, guarda Luisa, io so che non dovrei dare delle concessioni edilizie che mi vengono richieste, ma questa qui, questa gente, se non le do la concessione non riesce ad avere credito dalla banca, o non riesce la cambiale, o non riesce. Quindi
La ragione per cui si costruisce ancora ha poco a che fare, una minima parte dovuta alla risposta al fabbisogno, il resto, 60 milioni, quanto? Ho fatto il conto che era corrispondente a 3 finanziarie, il denaro illecito in Italia, il denaro che arriva da vendita illecita di armi, dalla droga, dalla prostituzione, da tutte queste cose. Questo denaro deve essere riciclato, è descritto di nuovo nei rapporti, questa volta del Ministero della Giustizia, dove può essere riciclato questo denaro se non, meglio di tutto, nell'edilizia? Allora, cosa gli importa a questi se poi l'immobile resta vuoto? Possono anche permettersi di costruire lasciando vuoto l'immobile. Vi ho detto queste cose perché le ho sullo stomaco e perché rispondo a una domanda che mi viene fatta sistematicamente. Abbiamo avuto una splendida illustrazione del male che ci fa il consumo di suolo. E allora uno si dice, ma viva Dio, non saranno mica tutti scemi gli altri, siamo solo noi che capiamo che ci fa male, noi e l'ISPRA e l'Europa. Allora dobbiamo capire che le ragioni per cui si costruisce sono altre e non sono belle. Uno dei difetti di questa legge regionale, che denota una grande ipocrisia, ma che era presente anche nelle leggi nazionali, quanto ho 5 minuti, devo dire una cosa sui vuoti urbani. Riduco, ma questa cosa ve la devo dire. Allora, che cosa dice la legge? Dice che il consumo di suolo, quello delle aree agricole, naturali, seminaturali, no, poi io sono riuscito a farli mettere, che no, anche il verde, implorando, mettessero anche il verde pubblico. Il resto no. Ma scusa, se io ho uno spazio davanti a casa mia, è libero, che non lo usa nessuno, ho anche uno spazio per il gioco dei bambini, ho in genere uno spazio aperto, che è la cosa più preziosa che abbiamo. Ecco che qui viene il conflitto dei comitati, delle singole persone che si oppongono a quelli che chiamiamo poteri forti, con uno slogan da sessantottina, e che dobbiamo proteggere, perché questi spazi vuoti sono la cosa più preziosa che abbiamo nelle città, che possono diventare un verde che aiuta. Ho qui dall'Expo, dov'è? L'Expo di Milano, del padiglione austriaco. Ti manderò anche questo perché non trovo i dati, non so, sono fortunato perché i minuti corrono. E abbiamo 560 metri quadrati di superficie del padiglione austriaco. In questi loro, come Expo, hanno presentato soltanto un bosco e basta. In questo bosco hanno una produzione di ossigeno, che non mi ricordo, che dà l'ossigeno a 1800 persone. Ma capite che cosa vuol dire? Basterebbe piantumare gli alberi dappertutto dove abbiamo degli spazi vuoti, pubblici o privati che siano. E invece questi spazi vuoti, urbani, che potrebbero diventare verdi e devono esserci delle lotte per difenderli, io faccio appello a tutti voi perché inculchiate nella mente dei vostri alunni questa necessità, che come dicevate prima c'è una sensibilità maggiore nei giovani, per fortuna, rispetto a chi non ha visto i disastri, perché questi disastri, mi viene in mente la conferenza mondiale a Buenos Aires sulle mutazioni climatiche, a cui ho partecipato incaricata come rappresentante del Parlamento italiano. La cosa che mi ha maggiormente stupito e sconvolto è stata che gli scienziati di tutto il mondo che erano presenti, che dovevano fare un rapporto, hanno detto che ciò che loro avevano considerato che sarebbe avvenuto in 20 anni era avvenuto in 8 anni. Una cosa che mi si è impressa nel cervello.
pensando poi a tutti i giovani che noi avremo anche il dovere di proteggere. Vi dico, questa ipocrisia che anche la Regione Veneto ha assunto, e non la legge che adesso stanno discutendo, perché ho detto al ministro, ho detto così, certo, ho voglia di conoscere il ministro, di vederlo per parlare, volevo raccontargli queste cose. Dopo una settimana io ho avuto un incontro con il ministro, meraviglioso. Se io lo chiedo al segretario, il più piccolo comune del Veneto, fra due mesi sono lì che aspetto. Perché? Per spiegargli come questa legge doveva essere fatta, perché voi capite che cosa significa che ogni regione ha la sua leggina e calcola il consumo di suolo a modo suo. Ma vi rendete conto, sta povera Ispra, che cosa fa? Ogni regione ha il suo metodo per calcolare il consumo di suolo. E quando va a confrontarsi con l'Europa, gli tocca rifare tutti i calcoli, a livello nazionale pure. Sapete quanto costa a Padova il consumo di suolo di un anno? A Padova, mi sono fatta i conti, costa, è costato, quando dicono lo sviluppo, l'economia, lei ha parlato a livello nazionale, io glielo dico per Padova, che ha oltre 3.220.000 euro spesi in un anno per il suolo consumato, perché non soltanto ci sono i servizi ecosistemici di cui lei ha fatto una rappresentazione ottima, c'è dentro anche l'agricoltura che incide moltissimo, un'agricoltura che non soltanto ci serve per vivere, perché non abbiamo più un'autosufficienza alimentare, quindi un problema economico, ma anche perché, viva Dio, i nostri prodotti con le leggi che abbiamo sono forse più tutelati, migliori di quelli che ci provengono dalla Turchia, no, o da altre parti, non a caso vedete prodotto in Italia, se non vedo scritto prodotto in Italia io non lo compro, ci arrivano delle cose, delle schifezze da mangiare, quindi c'è un interesse anche da questo punto di vista, e anche perché l'agricoltura è un elemento anche che riguarda il paesaggio, di cui oggi non c'è tempo ovviamente di parlare, ma che sicuramente mi sarò persa il tuo intervento, Matteo, anche su questo punto. Ecco, allora, vi volevo sempre arrivare a questo punto conclusivo e non ci arrivo mai. Cosa ci dice la Regione Veneto? Ci dice che il consumo di suolo è quello esterno al perimetro del l'urbanizzato consolidato. Allora, il Comune di Padova ha fatto questo perimetro. Allora, tu pensi, allora voi siete tutti insegnanti, se io vi dico una zona urbanizzata consolidata, che cosa pensate? Casette, case, casone, strade, consolidato vuol dire che non è neanche stato fatto ieri, perché consolidato vuol dire che ha una sua stabilità. Ebbene, il perimetro di Padova, ma quello anche degli altri comuni è così, ha preso dentro aree assolutamente libere, quindi per niente urbanizzate e consolidate. Tutti 600.000 metri quadranti di superficie del polo ospedaliero sono urbanizzazioni consolidate. Sono vuoti, in parte agricoli. Allora, quelli non faranno consumo di suolo. E viva Dio, quando Zaia ha detto, vedrete che nel Veneto non ci sarà un metro quadro di suolo consumato, li posso anche credere, ma insomma sono delle cose che non andrebbero dette, non andrebbero fatte. Grazie. Grazie anche all'architetto Calimani per la sua testimonianza viva, assolutamente sulla concretezza di chi si è trovato a operare su questi temi e sulle complessità, le difficoltà, gli interessi che giocano e girano attorno al tema del suolo. Ci possiamo fermare qua, speriamo di aver dato alcuni spunti importanti. Credo che questo percorso tanto di conoscenza e di consapevolezza dell'importanza del suolo, di importanza dell'impegno civile per, come dire, cambiare la situazione attuale attraverso anche una necessaria competenza sui temi di cui parliamo, per arrivare poi
l'esperienza che ci ha anche detto poi come sia fondamentale la motivazione. Credo che questo come educatori sia quella che dobbiamo porci maggiormente, cioè come possiamo motivare, allora, a livello delle scuole dell'infanzia c'è questi percorsi che stanno crescendo e sicuramente sono motori di motivazione, ma alle scuole superiori, alle scuole la cosa cambia, quindi forse una, poi se andiamo oltre la scuola cambia ancora di più, quindi forse una grande sfida che abbiamo di fronte è come possiamo motivare il cambiamento. E quindi e voi, questa per voi credo sia per voi, per noi, per tutti, ma per voi educatori sia la grande sfida che abbiamo di fronte rispetto allo specifico della terra di oggi, ma che rispetto al specifico dell'acqua, del cambiamento e quant'altro. Quindi ecco, la domanda che vi rilanciamo è: aiutateci tutti a trovare, no, le modalità, le forme, il linguaggio per comunicare, per motivare l'inizio del cambiamento, che non può essere domani ma deve essere oggi. Che solo se noi cambiamo oggi possiamo pensare di avere un domani migliore di quello che abbiamo oggi. Grazie a tutti, perché è arrivata la prima fine, grazie ai nostri relatori di oggi e alla prossima.